speriamo che questa conferenza sul futuro dell'Europa vada nella direzione appunto di ricostruire quello che è un progetto comune sul futuro dell'Europa. Io auspico che ci sia davvero un coinvolgimento pieno dei cittadini e della società civile. La conferenza sul futuro dell'Europa in realtà significa appunto avviare dei dibattiti in tutti gli Stati membri su come i cittadini vedono il futuro dell'Europa. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo già iniziato questo percorso, ascoltiamo i nostri attivisti, i nostri cittadini e le proposte su quello che dovrebbe essere il futuro dell'Europa dal punto di vista dei temi in realtà è quello che noi possiamo chiamare l'agenda 2050, quindi la ripresa economica, la lotta al cambiamento climatico, la lotta alle diseguaglianze sociali, tutto il processo di transizione ecologica e digitale. Dal mio punto di vista spero però che la conferenza ragioni anche su quello che dovrebbe essere il futuro dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista di governance, quindi per esempio iniziare a discutere di un'istituzione come quella del Parlamento Europeo che può effettivamente avere un potere di iniziativa sulle leggi, cosa che oggi appunto non è, oppure anche rivedere la governance dal punto di vista dei trattati, cambiare dei trattati come il Fiscal Compact, come il Patto di Stabilità e tanti altri trattati che forse non hanno dato pienamente voce ai cittadini.